Grazie, sì, spiragli. Allora, beh, io ho giocato un po' col fatto che siamo in un periodo di celebrazioni, di nuovo in un periodo di celebrazioni estaniane, c'è tanto da celebrare di questa figura, e in realtà il 25 novembre 1915 Einstein di fatto completa il suo lavoro sulla verità, sulla relatività generale, annunciandolo in pubblico. L'articolo ancora non era stato pubblicato, ma diciamo, questa data è una tappa molto significativa per la nascita della relatività generale. La questione non me l'avete girata, io sono onesto. Vedi, fisici teorici, ci si può fidare. E mi piace ricordare il fatto che questa straordinaria teoria risolse una serie di puzzles che confrontavano la comunità di fisica in quel momento, ma in particolare, forse il più complesso dei puzzles che aveva risolto la comunità generale, quello che metteva a fuoco una incompatibilità logica, in un senso che non ho il tempo di specificare, ma una tensione logica molto significativa tra le leggi dell'elettromagnetismo, dalle quali Einstein aveva con altri, ma lui meglio di tutti, estratto le regole della relatività speciale nel 1905, e la descrizione newtoniana dei fenomeni gravitazionali. Quindi il settore elettromagnetico, il settore gravitazionale della fisica erano in una incomprensibile tensione logica che principalmente risiedeva nel fatto che l'elettromagnetismo prevedeva che l'informazione potesse viaggiare al massimo alla velocità della luce, quindi tutte le azioni elettromagnetiche, era già chiaro a quel punto, che impiegavano un certo tempo per essere esercitate. Se sposto una carica qui e c'è una carica laggiù, la carica laggiù risentirà di questo spostamento solo una piccola frazione di secondo, perché la velocità della luce è molto alta, ma un certo tempo dopo lo spostamento della carica. Tutto questo doveva in maniera praticamente ingestibile coesistere col fatto che invece la descrizione del momento dei fenomeni gravitazionali prevedeva un'azione istantanea a distanza. E quindi al contrario, l'esempio che a volte si fa, se scomparisse il Sole, un fenomeno fisico non possibile, ma diciamo utile come analogia, immediatamente tutti i pianeti, sia quelli vicini che quelli lontani, smetterebbero di orbitare. Invece, in una teoria in cui i segnali hanno una velocità limite e che avesse questa miracolosa proprietà di consentire che il Sole scompare, la scomparsa del Sole si manifesterebbe gradualmente prima ai pianeti più vicini e poi ai più lontani. Quindi quelli più vicini partirebbero per la tangente subito, quelli più lontani dopo un bel po', alcune ore per quelli più lontani. E tutto questo viene riconciliato alla verità generale. È interessante che ora, oggi siamo a quasi 100 anni esatti da quel giorno straordinario, eppure la fisica si confronta con una questione molto simile, e della quale ora è protagonista la gravità einsteiniana, con un ruolo molto simile al ruolo che aveva la gravità newtoniana nel precedente paradosso di un secolo fa. Ora, l'incompatibilità logica che tiene impegnati parecchi fisici in giro per il mondo è quella tra la teoria che è nata quasi esattamente 100 anni fa, quella descrizione einsteiniana dei fenomeni gravitazionali, e la meccanica quantistica, anch'essa circa un secolo d'età, ma che ha camminato per questo secolo su binari paralleli e disgiunti da quelli della gravità einsteiniana. Questa, ovviamente, visto che ne sto parlando, è l'area di cui mi occupo, l'area di ricerca di cui mi occupo, e soprattutto per me, quando
Quando ho cominciato a studiare questi problemi, il pensiero angosciante era quello che le questioni molto interessanti che risiedono in questo puzzle logico, alcune delle quali hanno ad esempio a che fare con i primi istanti dell'universo, adesso ogni volta che vi viene detto dei successi nella fisica, nella descrizione della fisica dei primi passi dell'universo, bisogna fare attenzione perché sono i primi, ma mai i primissimi, perché nei primi 10 alla meno 44 secondi, che sembra poco, ma c'è praticamente tutto che viene dopo, dipende da quei 10 alla meno 44 secondi, in quei primi 10 alla meno 44 secondi, attualmente la fisica non può dire proprio nulla invece. Le leggi attuali della fisica in cui 10 alla meno 44 secondi preferiscono tutti, predicono tutti i numeri infiniti, che chiaramente non può essere quello che è successo perché l'esito è stato finito e sono anche infiniti non logicamente coerenti. Perché dico 10 alla meno 44 secondi? Perché le stesse analisi della struttura logico-matematica delle due teorie che esibiscono la loro incompatibilità ci portano anche a dedurre a quale scala di distanze e quindi di tempi, perché poi oramai abbiamo capito che la velocità della luce di fatto converte distanze e tempi in una maniera quasi intercambiabile, e la scala di distanze a cui si dovrebbe manifestare però questa incompatibilità logica, un'incompatibilità molto severa dal punto di vista logico, ma quantitativamente molto tenue, se non a scala di distanza almeno di 10 alla meno 35 metri, che è una scala di piccolezza davvero difficile da visualizzarsi. Dopo secoli di fisica e sforzi di andare nel microscopico, attualmente abbiamo quello che ci appare essere un microscopio potentissimo, l'acceleratore LHC del CERN, e questo microscopio però vede solo fino a 10 alla meno 20 metri. Quindi io qui ho questa tabellina, vi faccio vedere, diciamo, l'LHC sta più o meno a metà strada tra un cane e la lunghezza di Planck, cioè c'è ancora una strada lunghissima da fare, e tra l'altro nella nostra capacità microscopica abbiamo l'impressione che stia saturando, cioè ci vuole sempre più tempo per guadagnare un altro fattore 10 di microscopicità. Tra il LEP, diciamo, il nostro microscopio più potente della precedente generazione, l'LHC, ci sono quasi 30 anni, mentre, e ci guadagna non tantissimo, mentre, e quello è l'effetto tipico di quando una tecnica esplorativa satura. Quindi l'idea di raggiungere microscopicamente la scala di lunghezza di Planck, lì giù, è molto improbabile, anzi direi che è ragionevole pensare che non avremo mai accesso sperimentale diretto alla lunghezza di Planck. Beh, prima del mio lavoro si diceva senza diretto, cioè io è tutto sommato quello che ho fatto per aggiungere questa parola, perché diciamo fino a metà degli anni 90 si usava a pensare, ed era tipico iniziare una qualsiasi discussione di questo problema rassegnati al fatto che non avremmo mai avuto accesso sperimentale alla lunghezza di Planck. E questo, diciamo, il tipo di osservazione, tra l'altro ingenua, come vedremo tra un attimo, che ha fatto nascere tutta questa mistica della teoria del tutto, cioè a un certo punto la disperazione o la voglia di attrarre fondi comunque, pur avendo una scienza morta, ha portato a proporre che allora noi facciamo la scienza senza i dati sperimentali. Questa è l'idea che c'è dietro alla teoria del tutto. La teoria del tutto è un'esigenza che la scienza non ha mai avuto e mai davvero avrà, perché la scienza è esplorazione, quindi non ha l'obiettivo di descrivere tutto, ha l'obiettivo di descrivere tutto quello che si è visto finora e usarlo per puntare, diciamo, i telescopi concettuali, ideali, in nuove direzioni. Ma invece una volta che si era pensato che si fossero esaurite le nostre capacità microscopiche di osservare nel piccolo, è nata questa strana idea della teoria del tutto, che magari un'altra volta ne parleremo, è veramente strana. Il problema è, diciamo, la fortuna, diciamo, questa cosa era molto angosciante per
per me in particolare, ma diciamo, come situazione per la scienza è davvero drammatica quella di non avere stati strumentali a concolarsi. E quello che è emerso è che una strada c'è per andare oltre ed è Einstein di nuovo che ci è maestro. Einstein sempre nel 905 comprende il moto browniano, che è questo moto di granelli di polline sospesi in acqua, che era incomprensibile, che l'acqua era vista come un fluido esatto fino ad Einstein. E come mai sospendere dei granelli di polline nell'acqua dava luogo a questo moto caotico dei granelli di polline? Cosa spingeva questi granelli di polline? Un fluido a riposo non dovrebbe avere questo tipo di esiti. Einstein, dall'osservazione dei granelli di polline, dati sull'osservazione, lui era un teorico che faceva misure, deduce che quello che stiamo vedendo, proprio perché aveva questo comportamento caotico, ma aveva una legge quantitativa molto chiara, la migrazione dei granelli di polline aveva in media un comportamento che cresceva con la radice quadrata del tempo, una certa dipendenza temporale molto caratteristica, che Einstein usò per dedurre che l'acqua era fatta di molecole, perché quello è il tipico comportamento di un corpo più grande immerso in corpicini più piccoli che lo urtano casualmente. E quindi questa è una delle quattro grandiose scoperte di Einstein, una sola delle quali ha preso il premio Nobel, ma tutte e quattro lo meritano. Quindi questa di Einstein ci fa vedere che per scoprire cose piccole non è necessario vederle col microscopio. A volte si può vedere l'effetto cumulativo di molte piccole cose. Lui non era in grado, l'umanità non era in grado di vedere le molecole d'acqua in quel momento storico, ma lui le vede non con un microscopio, non vede la singola molecola, ma vede l'effetto cumulativo di tutte queste molecole. E questa è essenzialmente la tecnica di investigazione che ora si usa per andare oltre i limiti dei nostri microscopi attuali, nella ricerca di risposte alla gravità quantistica, si cercano questi effetti cumulativi. Un esempio molto facile da spiegare è quello di alcuni effetti in gravità quantistica: la propagazione delle particelle nello spazio-tempo potrebbe avere a piccolissima scala una struttura un po' graduosa, diciamo, è più stocastica, più random di come sembra. A volte se guardiamo da lontano qualcosa che ha un comportamento a zig-zag, da lontano sembra una linea dritta. Se non abbiamo la risoluzione sperimentale con gli occhi o con l'apparato che abbiamo di accorgersi di piccolissime vibrazioni del percorso, ci sembra una linea dritta. Quando proviamo a fare gravità quantistica viene spesso predetto dai modelli più che attualmente sembrano più naturali, che in realtà le traiettorie che percepiamo come linee molto sharp, molto sottili, sono traiettorie che hanno un contributo di gravità quantistica alla loro fuzziness, si chiama in inglese, cioè alla loro essere non esattamente linee sottili. E una chiave per studiare questa classe di effetti è anche il fatto che dovrebbero dipendere dalla lunghezza d'onda delle particelle, quindi confrontando viaggi di particelle di lunghezza d'onda diverse, potremmo usare una misura differenziale, cioè vedere l'effetto come una differenza tra due tipi di particelle diverse, che per tradizione della fisica è sempre più facile che vedere l'effetto da solo. Se l'effetto è piccolo si fa fatica a accorgersi di un piccolo effetto, tranne nei casi in cui c'è un effetto di contrasto, cioè c'è un'altra particella usata come riferimento e l'effetto si vede nel confronto. Qui ho persino un filmino che quando queste idee hanno cominciato a prendere piede, la BBC aveva preparato per un suo documentario, che però mi sa che non parte se qualcuno non clicca col mouse proprio sul disegno, credo. Of the Eccolo, cioè qui fa vedere due macchinine per dare idea delle due lunghezze d'onda, una grande e una piccola, come quella piccola sente di più la struttura dello spazio in cui si propaga. È una cosa che conosciamo anche dall'esperienza quotidiana, e queste due automobili, diciamo, di dimensioni così diverse ci aiutano a ricordare. Quindi quando c'è una struttura su piccolissima scala è molto tipico che oggetti piccoli ne risentono di più di oggetti grandi. Si può fare lo stesso filmino, ma meno efficace,
quando il mare è increspato, una piccola barca e una grande nave, no? È chiaro che la grande nave, se l'increspatura non è un granché, viaggia indisturbata, la piccola barca ne risente. E non è molto diverso il meccanismo che fa sì che noi ci aspettiamo effetti diversi, come ad esempio la gravità quantistica, su particelle di lunghezza d'onda diversa. E questa è diventata una chiave perché non è detto che troviamo qualcosa, però c'è una classe di effetti plausibili per la gravità quantistica che sappiamo, abbiamo scoperto come testare, cosa che 15 anni fa invece sarebbe stata contraria ad un credo assoluto della comunità scientifica. Quindi la morale di questa mia piccola storia è che, non so se è una morale, ma diciamo il messaggio, provando a chiudere con qualcosa che sia un minimo divertente, il messaggio è che, diciamo, in questa linea di ricerca continua ad esserci, no? C'è un minimo più di ottimismo adesso, ma c'è la sensazione abbastanza orribile della persona di scienza che la natura abbia nascosto con estrema cautela, con estrema accuratezza qualche segreto che non ci era dato forse di sapere, senz'altro nascondere questi segreti alla scala di 10 alla meno 35 metri è un po' giocare sporco, che dietro a 10 alla meno 35 metri, così lontano da noi, la natura sarebbe stata davvero scortese, soprattutto se ci ha nascosto cose molto interessanti, come in questo momento abbiamo motivo di credere. D'altronde, piuttosto che inventarci teorie del tutto, che vuol dire inventare delle religioni essenzialmente su cosa accade alla scala del 10 alla meno 35 metri, le persone di scienza non hanno altra possibilità che continuare a provare invece a scoprire cosa fa la natura, non inventarci noi una storia, ma cercare di svelare la storia che la natura racconta. Quindi ci sarà una comunità, anche quando qualcuno verrà qui ad Assaggi a raccontare che ha trovato già la teoria del tutto, ci saranno un po' di ribelli contro la religione insorgente che continueranno invece a chiedere alla natura cosa fai. Quindi continueremo a provare, provare, provare. E magari un giorno, non so, non è tanto probabile che sia con questa idea delle due macchinine, ma prima o poi un'idea ispirata al moto browniano di Einstein magari ci farà scoprire che i segreti la natura non li aveva nascosti poi così bene. Qui ho l'immagine di un bambino che pensa di essersi nascosto proprio bene, ma ha lasciato i piedini spuntare da dietro al mobile, e quindi se qualcuno guarda in basso e non si ostina a guardare solo in alto, magari lo becca. E questo è il messaggio. Grazie. Ho quasi fatto. Sì, io do ora la parola a Silvio Franz, sto andando pericolosamente, ma non è fatto più, non ci sarà. Allora, Silvio Franz parliamo di Big Data. E cosa sono i Big Data? Da, diciamo, da un po' di tempo in varie discipline, per esempio prima Giovanni Amino Camelia ha citato LHC, LHC è una particella di particelle che ogni giorno quando funziona raccoglie in questo momento non vengono perché è fesseria, ma stiamo parlando veramente di una moda che è immaginabile. E come avviene questo in fisica, lo sappiamo tantissimo a piani, non solo di ricerca scientifica, ma anche per esempio semplicemente analizzano alcuni fenomeni sociali. Il problema dell'analisi, e quindi su come si lavora su questi problemi, è un problema enorme che stiamo cercando di affrontare, giusto? Sì, allora, c'è veramente bisogno del microfono. Ah, ecco. Allora, diciamo, nel frattempo ho riorganizzato un pochino gli argomenti del mio intervento, ma comunque parlerò anche di Big Data. Soprattutto io volevo parlare del problema dell'eterogeneità, del capire i sistemi eterogenei, e vi dirò perché. Vi dirò perché questa cosa qui ha anche a che vedere con il problema di affrontare lo studio di sistemi in cui una tanti dati sperimentali, tanti dati che devo interpretare. Vorrei anche presentarmi, e per me è un gran piacere parlare questa sera, perché io ho studiato a Roma, sono legato a questa città e ci torno spesso e mi fa molto piacere quando vengo anche venire
qui ad Assaggi trovare in italiano di scientifico. Veramente. Dunque, allora, la cosa di cui vorrei parlare, se riesco. Allora, innanzitutto, diciamo, possiamo capire che cosa vuol dire capire. Per me capire vuol dire capire nel senso di un fisico teorico. Quindi descrivere in maniera quantitativa, estrarre informazione, fornire previsioni e capire relazioni quantitative tra diverse quantità. Questa è la cosa che intendo per capire. E diciamo, il punto di partenza, diciamo, è un punto di partenza. Il punto di partenza è essenzialmente analogo a quello che ha presentato Merino Camelia. Alla fine del XVIII secolo, i fisici hanno essenzialmente capito come si poteva capire, come si poteva estrarre comportamento macroscopico dei sistemi della vita di tutti i giorni, in particolare gli scambi tra calore e lavoro nelle macchine termiche tipicamente, in base alla teoria cinetica della materia, cioè la teoria atomica della materia, il fatto che diciamo, i materiali fossero composti di atomi. Anche questo è stato già menzionato da Giovanni Amini. Allora, cosa molto interessante dal punto di vista dei fisici è che per capire il comportamento macroscopico, cioè come effettivamente possano avvenire gli scambi tra calore e lavoro, non è necessario avere una comprensione profonda delle leggi che governano il moto degli atomi. Una descrizione semplificata è sufficiente. Molto semplificata anche è sufficiente, e in più è necessaria un'ipotesi statistica sulle traiettorie, e questa qui è che alla fine è stata la cosa più difficile da giustificare, diciamo, facendo alcune ipotesi semplici sul moto e un'ipotesi sul comportamento probabilistico degli atomi, è stato possibile capire il comportamento macroscopico. Quindi la fisica statistica, io ho messo qui le caricature di un signore che si chiama Boltzmann, che è stato uno dei padri fondatori di questa disciplina, è emerso come paradigma dei cosiddetti fenomeni emergenti, no? Si parte da strutture elementari, da oggetti interagenti elementari, gli atomi o le molecole, e dall'interazione di questi oggetti elementari emergono dei comportamenti complessi. Sono un sistema di atomi, lo stesso sistema di atomi, per fare un esempio familiare della vita di tutti i giorni, può essere acqua o ghiaccio o vapore acqueo. Che sono, diciamo, delle strutture estremamente diverse. Se voi avete poche molecole di acqua, queste non sono né ghiaccio né acqua né vapore acqua. Quindi veramente sono delle proprietà collettive che emergono dall'interazione tra queste unità intelligenti. E per capire questo, che sono proprietà estremamente profonde, non è necessario veramente andare molto in fondo nella comprensione di come sono fatte le leggi che regolano le interazioni tra molecole d'acqua, ma è semplicemente il fatto che ci siano delle interazioni e che diciamo, ci siano queste unità che interagiscono che determina questo. Un altro esempio, per esempio, è l'emergenza della superconduttività, il fatto che in alcuni materiali a bassa temperatura diventano conduttori perfetti. Quindi abbiamo, diciamo, una scienza che nel corso del XX secolo ha imparato a descrivere molto bene fenomeni collettivi in fisica. Adesso, diciamo, la particolarità di questi sistemi che vi sto illustrando,
è che le unità, sono tutte le unità elementari, gli atomi o le molecole dell'acqua di cui stiamo parlando, sono tutti uguali, oppure abbiamo dei sistemi composti da pochi tipi di unità diverse che interagiscono tutte quante nello stesso modo, essenzialmente. Fatto un piccolo scherzo, cioè vedete che diciamo, c'è il ghiaccio, l'acqua e il vapore, che sono un solido, quindi un cristallo, un liquido e un gas, e il vetro appare soltanto come recipiente. Il vetro, che è un'altra tipica forma di organizzazione della materia, appare come recipiente. E questa, diciamo, menziono questo perché il vetro è uno dei miei interessi di ricerca, come se avrò, diciamo, sufficiente tempo, vi illustrerò un pochino più in dettaglio. Un ruolo fondamentale in fisica statistica è giocato dai modelli. E come vi dicevo, appunto, i modelli tendono ad essere ipersemplificati, perché per capire i fenomeni collettivi, in realtà sono poche caratteristiche fondamentali di interazione che sono sufficienti a capire il comportamento collettivo. E molti comportamenti risultano avere un altissimo grado di universalità. Quando voi avete un passaggio di stato, per esempio, se volete descrivere il punto critico del passaggio tra vapore e liquido, esistono delle caratteristiche che sono comuni a un grandissimo numero di sistemi, e addirittura non soltanto per le transizioni di tipo vapore-liquido, ma anche per le transizioni di tipo paramagnete nei sistemi magnetici e così via, transizione superconduttore e così via. Allora, la fisica fa modelli, la fisica statistica fa modelli, e diciamo c'è un modello in particolare che vi vorrei descrivere, che è, diciamo, per quello che mi riguarda, uno dei più importanti modelli in assoluto in fisica teorica, uno dei modelli in cui in fisica teorica è stato imparato di più, il singolo modello da cui i fisici teorici hanno imparato di più. Ed è molto interessante perché può essere descritto in maniera molto semplice, anche se poi il comportamento ci permette di capire dei fenomeni estremamente complicati in maniera profonda. Allora, è questo, cioè, ci sono degli individui che occupano delle posizioni regolari in un reticolo. Questi individui sono tutti uguali. Ho preso una figura del famoso esercito di terracotta cinese, perché diciamo, vedete, i soldati sono tutti sono in posizioni regolari, e gli individui guardano i propri vicini, hanno delle opinioni, devono esprimere un voto, sì o no, bianco o nero. E gli individui decidono il proprio voto in base all'opinione dei vicini, guardano i propri vicini, e se i vicini in maggioranza dicono sì, hanno una propensione a dire sì, e viceversa se dicono no. E poi compiono degli errori. E questo qui è un modello, in cui è un modello di sistema magnetico, perché potete pensare agli individui. Insomma, è un modello di interazione sociale, è un modello di decisione sociale, ma è anche un modello di sistema magnetico, perché potete pensare agli individui come degli aghi magnetici che puntano in direzione, che si influenzano a vicenda e decidono la direzione in cui puntare secondo i propri vicini. Questo modello è stato strumentale per capire il fenomeno delle transizioni di fase. Infatti, diciamo, il tasso di errore può essere associato alla temperatura, e la cosa che succede in questo modello è che cambiando la temperatura si passa da una fase in cui il sistema è
disordinato, quando il tasso di errore è molto alto, ognuno dice una cosa essenzialmente a caso, a una situazione in cui il tasso di errore è basso e si ha coordinazione tra gli individui e tutti quanti in maniera coerente esprimono la stessa opinione, o sì o no. Tutte e due le cose sono possibili, ma c'è coordinazione nel sistema. Gli individui sono identici, poi chiaramente diciamo ci possono essere dei campi esterni che inducono una propensione degli individui per una delle due scelte, questo è un campo magnetico nel caso dei sistemi magnetici, la televisione nel caso del sistema sociale, non so. Quindi abbiamo questa cosa di modellizzazione e chiaramente diciamo che permette di studiare i sistemi proprietà emergenti. Adesso, negli ultimi 20 o 30 anni, la fisica statistica ha affrontato il problema non soltanto di capire i fenomeni emergenti nella struttura della materia o in fisica più in generale, ma ha affrontato il problema di capire proprietà emergenti in sistemi complessi, in particolare sistemi che vengono dalla biologia e dalle scienze sociali, che sono chiaramente caratterizzati da un grandissimo grado di eterogeneità. E eterogeneità vuol dire che le unità fondamentali di questo sistema non sono più identiche, le interazioni tra queste unità non sono più identiche e quindi è necessario capire che cosa succede in presenza di forti eterogeneità. Adesso io non capisco perché. Ah, perché devo puntare da quella. Devo puntare di là. Adesso, quindi, il problema dell'eterogeneità chiaramente è che ogni sistema è unico, e quindi vorremmo descriverlo. D'altra parte abbiamo che i sistemi possono anche essere visti spesso come rappresentanti di insiemi statistici. Per farvi un esempio, un esempio tipico di questa cosa qui sono i terremoti. No? Terremoti li possiamo descrivere individualmente, vogliamo predire individualmente un certo terremoto, oppure possiamo descrivere in maniera statistica qual è la frequenza dei terremoti in una determinata grande area, e questo per esempio dà la legge di Gutenberg che descrive con che frequenza i terremoti avvengono, oppure la predizione di singolo terremoto. Quindi una modellizzazione in questo ambito è estremamente necessaria, soprattutto negli ultimi anni in cui c'è stata l'esplosione dei big data, cioè il fatto che è avvenuta la disponibilità di grandi mole di dati, sia in biologia per progressi tecnologici, per esempio nella sequenziazione del DNA o nella altre cose, per esempio sono la chip a DNA che riescono a misurare l'espressione genica di migliaia di geni contemporaneamente, neuroscienze, anche in scienze sociali. E chiaramente la caratteristica è che abbiamo un grandissimo numero di questi sistemi eterogenei, ma un grandissimo, diversamente dai sistemi fisici classici, vi è un grandissimo numero di variabili che risultano rilevanti. Nella cellula chiaramente abbiamo un grandissimo numero di variabili che sono rilevanti, che sono in interazione. In questa situazione i sistemi sono spesso sottocampionati, cioè malgrado le moli di dati siano enormi, dato che abbiamo un grandissimo numero di variabili che sono rilevanti, il numero di dati che abbiamo non è sufficiente
a stimare tutti i parametri che sono rilevanti. Allora, in tali condizioni noi dobbiamo fare previsioni ed estrarre informazioni. Allora, io avevo preparato degli esempi, naturalmente il mio tempo è finito, avevo preparato degli esempi, diciamo, ecco, probabilmente l'ultima cosa che vorrei dirvi è che grandi progressi in questo campo sono stati compiuti un'altra volta studiando variazioni del modello di easing e in particolare variazioni del modello di easing in cui le sia interazioni non sono uniformi, in particolare in cui ogni individuo per esempio non interagisce con lo stesso numero di vicini e in cui sono presenti sia amici in cui tendiamo a concordare in opinione e nemici per così dire in cui tendiamo a discordare in opinione, e questo tipo di modelli in cui introduciamo eterogeneità che negli ultimi 50 anni è stato studiato a fondo in fisica. Abbiamo qui una persona che è stata assolutamente fondamentale, Giorgio Parisi, per questo studio negli ultimi 40 anni, è stato uno dei pionieri, e questi sistemi qui hanno fornito sia dei modelli assolutamente straordinari per studiare fenomeni come la formazione di memoria nelle reti neuronali o cose assolutamente varie in altre discipline come i codici di correzione d'errore che avete nel vostro telefono cellulare, cioè che diciamo, quando avete un segnale che arriva con errore il segnale viene corretto da questi codici e in moltissime altre discipline, ma hanno fornito tecniche teoriche ci aiutano a capire i sistemi sia a un livello di aggregazione statistica, quindi a capire le cose in media, e sia a capire le cose per il sistema singolo. Avevo preparato degli esempi, uno sulla transizione vitrosa e uno sull'estrazione di informazione biologica da due fasi di proteine, ma penso che più che mostrarvi qualche figura non potrò fare. Allora, forse vi spiegherò, diciamo, posso parlare molto brevemente del problema delle proteine. In fisica statistica si possono definire sia problemi diretti che problemi inversi. In un problema diretto abbiamo un modello e dal modello vogliamo estrarre il comportamento del sistema. Nel problema inverso abbiamo dei dati e dai dati vogliamo inferire che modello può aver generato questi dati. Allora, il problema che voglio descrivere delle proteine è un problema inverso, il problema del ripiegamento delle proteine. In principio uno può dire, va bene, noi abbiamo... Allora, innanzitutto che cosa sono le proteine? Proteine sono delle catene lineari, delle molecole lineari, che tipicamente di lunghezza 200 unità, ogni unità è un aminoacido, diciamo una grossa molecola già ogni unità, che può essere di 20 tipi differenti. Quindi abbiamo delle lunghe sequenze, delle lunghe molecole in cui ogni anello della catena, le lunghe catene in cui ogni anello della catena è di 20 tipi diversi. Allora, la cosa importante è che la sequenza, cioè l'ordine in cui questi aminoacidi sono messi, determina la forma della proteina. E chiaramente è una cosa molto importante, e la forma della proteina determina la funzione che la proteina ha all'interno della cellula. Quindi abbiamo la sequenza, determina la forma, e la forma è importante per la funzione biologica. Un problema molto importante sarebbe di essere capaci di dedurre
la struttura, cioè la forma della proteina, a partire dalla sequenza. È facile determinare la sequenza di amminoacidi della proteina, è difficile determinarne la struttura. La struttura si può determinare sperimentalmente, ma è più difficile. Molto difficile è anche determinare la struttura a partire dalle interazioni molecolari, che in linea di principio sono conosciute, ma è molto difficile. Diciamo, le simulazioni migliori riescono a fare ordine della decina di picosecondi di dinamica molecolare, cioè del moto di una proteina, e invece il tipico tempo necessario per una proteina per avvolgersi nella forma tridimensionale è dell'ordine, diciamo, è molto più lungo. Quindi, diciamo, non abbiamo un metodo diretto di dedurre la struttura da principi primi, e abbiamo bisogno di farlo con dei metodi di inferenza. Dobbiamo, a partire dall'informazione che abbiamo, da tutte le informazioni che abbiamo, trovare dei metodi efficaci che ci permettano di trovarne la forma. Allora, uno di questi metodi sfrutta il fatto che le famiglie negli organismi sono organizzate, cioè che le proteine sono organizzate a famiglie. Abbiamo famiglie di proteine che in organismi diversi svolgono la stessa funzione. Queste proteine hanno delle sequenze simili, ma non identiche, e delle forme molto simili, perché devono avere la stessa funzione. Allora, diciamo, uno può immaginare, e chiaramente la differenziazione tra queste proteine è dovuta all'evoluzione, il fatto che gli organismi diversi si sono allontanati nel corso dell'evoluzione e le proteine si sono differenziate. Allora, diciamo, esistono grandi basi di dati di famiglie di proteine, e il problema è se possiamo usare l'informazione che ci è data da queste basi di dati per inferire la forma della proteina. Allora, questo qui, diciamo, e in particolare utilizzare l'informazione filogenetica. L'informazione filogenetica in che senso? Cioè, diciamo, queste proteine possono venire allineate, abbiamo le sequenze, possiamo andare a vedere dove abbiamo delle coincidenze, e quindi esistono dei siti nella proteina che sono molto conservati dall'evoluzione, e dei siti che sono molto correlati, cioè che durante l'evoluzione variano in coppia, no? Se c'è una mutazione in un sito, questa qui deve essere compensata da una mutazione in questo sito. E allora, diciamo, possiamo pensare, immaginare di utilizzare questo tipo di informazione inferirne la forma essenzialmente vuol dire inferire quale aminoacido è in contatto con quale altro, in pratica, e a partire da quello è facile poi ricostruire la forma, la forma tridimensionale. E quindi la cosa che è stata fatta da un gruppo di fisici a Torino, in collaborazione con dei fisici e biologi negli Stati Uniti, è stata di utilizzare per questo un modello di Ising in cui, anziché esserci due opinioni possibili, ci sono 20 opinioni possibili, e a partire dall'informazione filogenetica trovare le interazioni, cioè i contatti, che siano compatibili con i dati di conservazione dei siti conservati e delle correlazioni tra siti multipli. E quindi questo qui, se volete, è un caso in cui dai dati si apprende il modello. È un caso di apprendere. Questo era l'esempio che dovevo dare. E questo qui è il risultato che mostra che effettivamente il metodo è efficace. Allora, vabbè. Grazie mille.
grazie a Silvio Franz. Adesso con Tiziana Zalla concludiamo e usciamo un po' dal campo della fisica, entriamo nel campo delle neuroscienze, in particolare della ricerca di questo aspetto, diciamo così, però poi avanti nel dibattito, giusto? Grazie, quindi cambiamo completamente argomento. Io mi occupo di autismo e oggi vi parlerò di cosa le scienze cognitive, le neuroscienze cognitive hanno da dire sull'autismo. E in parte della ricerca attuale e alcuni esempi delle ricerche che svolgo io con i miei collaboratori a Parigi. Tanto per cominciare, che cos'è l'autismo? Come dicevo, c'è un dibattito, c'è anche spesso un po' di confusione, quindi ritorniamo alle origini. L'autismo è stato descritto per la prima volta da Dale Carnegie nel 1943 ed è un disordine dello sviluppo che ha un'origine multifattoriale, quindi sono delle cause genetiche, dei fattori epigenetici e ambientali, che si caratterizza dal punto di vista clinico da disturbi delle interazioni sociali e della comunicazione e disturbi del comportamento, più precisamente disturbi comportamenti ripetitivi, interessi ristretti. Più o meno contemporaneamente, nel 1944, Hans Asperger ha descritto una forma più lieve di autismo che poi ha preso il nome di sindrome di Asperger, che è entrata più recentemente nel manuale diagnostico. Oggi, quando si parla di autismo, si parla fondamentalmente di uno spettro, di un disturbo di uno spettro autistico, perché come vedete esistono delle forme severe con ritardo mentale, con assenza o ritardo del linguaggio, delle forme moderate e delle forme più leggere, come la sindrome di Asperger. Come vedete, questo grafico rappresenta la popolazione quando si misura il quoziente di intelligenza. Abbiamo un 30% quindi di individui con autismo con un ritardo mentale e del linguaggio, una fascia quindi centrale, quindi borderline cognitivo, e quindi una buona metà della popolazione che ha un funzionamento intellettuale normale, più una minoranza di queste forme leggere e di individui che presentano delle capacità eccezionali, i talenti, di cui parleremo un pochino dopo. Quindi, come si fa la diagnosi dell'autismo? L'autismo, come vedete, è studiato da molte discipline, ma si basa essenzialmente sull'osservazione del comportamento e di un insieme di sintomi i cui criteri vengono dati dal manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali. Tra le altre cose ci sono anche altri strumenti. Siamo alla DSM-5 attualmente. Vi sono delle alterazioni genetiche che sono state descritte, non c'è ovviamente un solo gene, ci sono molti geni, ma è interessante che nelle ultime ricerche sono stati scoperti dei geni che sono coinvolti nella formazione delle sinapsi. Per esempio, come il gene che si è chiamato SHANK3, di un gruppo dell'Institut Pasteur a Parigi, che sta lavorando proprio su questo. Questo perché è importante? Perché se ci sono delle modificazioni di alcuni meccanismi che sono importanti per la co connessione tra cellule nervose, quindi le sinapsi, ed è un disordine che appare quindi sin dalla nascita, si può immaginare che lo sviluppo è diverso, che ci sono alterazioni proprio della costruzione del sistema, del cervello, del sistema nervoso centrale. Ovviamente, grazie alle tecniche di risonanza magnetica, sono state messe in evidenza anomalie neurologiche di diversa natura, morfologica, a livello della biochimica, strutturali, funzionali, che sono presenti sì dalla prima infanzia. Infine, dei deficit del comportamento e delle funzioni cognitive. Cosa vuol dire? Questi diversi livelli di analisi ovviamente sono legati, nel senso che le anomalie neurologiche producono dei deficit comportamentali e cognitive. A loro volta la ricerca cerca di correlare, di trovare delle associazioni tra i disturbi neurologici, comportamentali, le alterazioni genetiche e infine la manifestazione clinica dell'autismo. Quali sono i sintomi? Quando si parla di autismo, un bambino, perché
Perché viene definito autistico? Perché prima di tutto mostra assai precocemente delle difficoltà nella relazione con gli altri, quindi con i suoi coetanei ma anche con gli adulti. Ha infine dei comportamenti, come dicevo, ripetitivi, ma anche una resistenza ai cambiamenti e, nei casi più gravi, una carenza o un'assenza di linguaggio verbale. Parallelamente a questo, ci sono comunque una serie di alterazioni anche di tutta la sfera percettiva e emotiva. Cioè, si possono ritrovare dei casi di ipersensibilità sulle diverse modalità sensoriali, visiva, uditiva, tattile, oppure un'indifferenza alla percezione, un'iperattività o un atteggiamento passivo. Quindi c'è un'alterazione anche di questa, della sfera percettiva e emotiva. Questo è un esempio che ho tratto da un libro di Temple Grandin, che è un'autistica Asperger, che descrive il tipo di disturbi che si possono ritrovare, che vengono vissuti dal di dentro, dalle persone, quindi con autismo. Questo parla di quando era piccola e dice: quando due persone parlano allo stesso tempo trovo difficile concentrarmi su una delle due voci. Le mie orecchie sembrano due microfoni che captano e amplificano tutti i suoni con la stessa sensibilità. Quando mi trovo in una stanza rumorosa non riesco a capire cosa la gente si dice, perché non filtro il rumore di fondo. Quando ero piccola le feste di famiglia con molto rumore mi spaventavano, non riuscivo più a controllarmi e avevo delle crisi di rabbia. Le feste di compleanno erano una tortura per me. E questo che riportano spesso i persone con autismo, proprio le situazioni sociali li mettono a disagio. Mia madre mi diceva che talvolta mi comportavo come se fossi sorda. Secondo gli audiogrammi ci sentivo normalmente, ma non riuscivo a modulare la stimolazione uditiva. Ho scoperto che potevo interrompere i rumori fastidiosi dedicandomi a comportamenti autistici stereotipati e ritmati. Perché è interessante questa descrizione? Perché secondo me, quando si parla di autismo, si parla di sintomi che sembrano scorrelati, ma ci dà un'idea di come in realtà disturbi delle relazioni sociali, questa ipersensibilità alle stimolazioni sensoriali e i comportamenti ripetitivi possono avere un legame tra di loro. Per quanto riguarda i disturbi cognitivi, vi dicevo che una delle cose che salta agli occhi è il disturbo della relazione, dell'interazione sociale, e la teoria di riferimento che dall'inizio degli anni 80 ha spiegato queste difficoltà si chiama la teoria della mente. Cos'è la teoria della mente? La teoria della mente è una funzione, una capacità umana che ha delle basi neuronali che sono state descritte, anche queste dalla risonanza magnetica, e che consiste nella capacità di riconoscere e capire le intenzioni, le emozioni, i desideri altrui e anche i propri, e la capacità di mettersi nei panni dell'altro, per dirlo in termini semplici, ma è necessaria anche quando non la evochiamo esplicitamente. È importante perché ci spiega e ci predice il comportamento degli altri, ma anche è importante nella comunicazione, nelle relazioni, anche quando noi facciamo sempre questa attribuzione di intenzioni, cioè spieghiamo il comportamento degli altri attribuendo delle intenzioni o dei desideri. Altri tipi di difficoltà sono stati descritti nel campo delle emozioni, dell'empatia. Anche se poi bisogna distinguere diversi tipi di empatia, nelle funzioni di controllo dell'azione, la flessibilità cognitiva, e poi ci sono delle teorie che si sono interessate in particolare a tutta quella che è la sfera della percezione. Qual è una caratteristica delle persone con autismo? È avere una percezione che è diversa da quella dell'individuo che si sviluppa in maniera tipica, una percezione frammentata o dettagliata, un'attenzione particolare ai dettagli e una ridotta sensibilità invece alla configurazione, alle strutture, quindi una diversa risposta al contesto, quindi questa attenzione al dettaglio. E spesso questo modo, questo stile, spesso viene descritto come uno stile cognitivo, viene però vissuta come una percezione caotica, dove tutti gli stimoli non hanno senso, non hanno struttura, sono troppo intensi, e a questo c'è quindi una difficoltà di modularli e di controllarli.
Infine vi dicevo, in tutto ciò ci sono questi talenti o abilità eccezionali che si chiamano appunto i savant. Ci sono diversi tipi, no? Adesso non entriamo nel dettaglio, ci sono i savant prodigio che sono molto rari perché hanno delle capacità veramente eccezionali, molto rare, e i savant talentuosi invece, quindi che hanno delle capacità in alcune aree specifiche, le aree cognitive specifiche, sono più frequenti e la letteratura descrive tra il 5 e il 30% della popolazione autistica, quindi sono abbastanza presenti queste persone che hanno delle capacità estremamente sviluppate rispetto alle altre capacità cognitive. Se poi si mette a confronto con le difficoltà relazionali, quali sono questi ambiti? Il calcolo delle date, la memoria visiva, la percezione e la memoria musicale, la ricerca visuospaziale, il disegno in tre dimensioni. Questo è un tipico esempio che si fa per misurare la capacità di identificare un dettaglio in una configurazione complessa. Gli autistici sono decisamente più rapidi a riconoscere questo triangolo in questa figura. E questi sono dei disegni adesso un adulto autistico che vive in Francia, un francese, da piccolo ha cominciato a disegnare da piccolo la sua città ideale, che ha chiamato Urville, e ha fatto più di centinaia, credo più di 350-400 disegni della sua città ideale. Come si spiegano queste capacità eccezionali? Si spiegano con le loro, diciamo, debolezze, quello che per loro viene indicato in altri contesti come un deficit, se volete, quindi questa ipersensibilità sensoriale, questa attenzione ai dettagli, queste capacità superiori nella ricerca visospaziale e questi interessi speciali, quindi la pratica ripetuta nel tempo in un ambito ristretto che in queste persone genera gratificazione, mentre in un individuo a sviluppo tipico genera in genere noia e ricerca di novità. Come si misura la teoria della mente? Questo è interessante perché è un test che viene dalla psicologia dello sviluppo e che viene fatto a dei bambini in genere dell'età di tra i 3 e i 4 anni. Cosa succede? Serve questo test serve a misurare se i bambini a quest'età presentano già questa capacità di attribuire l'intenzione agli altri. Ci sono due personaggi, Sally e Ann, e Sally mette la palla nel cestino. Poi si alza, se ne va, il personaggio esce da questa stanza e Ann prende la palla che Sally ha messo nel cestino e la mette nella scatola. Sally ritorna e lo sperimentatore chiede al bambino dov'è che Sally andrà a cercare questa palla. Cosa succede? Che prima dei 3-4 anni i bambini con viso sviluppo tipico rispondono che Sally andrà a cercare la palla qui, che è la risposta sbagliata. Cioè sì, che è la risposta giusta. Adesso sono io che fallisco il test. Che è la risposta giusta. Mentre a partire dai 3-4 anni, ovviamente i bambini cominciano a sviluppare questa capacità, quindi di mettersi, di fare astrazione da quello che loro sanno e mettersi nei panni degli altri, e quindi cominciano a dare la risposta giusta, cioè la palla è nel cestino. Cosa succede nei bambini autistici? A quest'età non sono in grado di passare questo test e continuano a dire che Sally andrà a cercare la palla laddove la palla è stata messa in sua assenza, quindi non riesce a rappresentarsi quello che si dice una falsa credenza, una credenza falsa della realtà, e quindi a distinguere tra realtà e la rappresentazione della realtà. Studi successivi hanno messo in evidenza in realtà che le cose sono un po' più complicate, perché in realtà gli autistici ci riescono, ma un pochino più tardi dei bambini con sviluppo tipico, e in particolare questa capacità è legata alle capacità verbali, all'età verbale, per cui tutti questi autistici che non hanno ritardo di linguaggio, come vi ho detto, sindrome di Asperger, questo compito lo passano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato con dei miei collaboratori di descrivere le difficoltà. Esistono quindi ancora queste difficoltà? Perché? Perché è vero che gli autistici con sindrome di Asperger hanno una teoria della mente di primo e di secondo livello, io so che tu sai che io so, però
continuano ad avere difficoltà nella vita di tutti i giorni. Quindi sono stati proposti una serie di test di teoria della mente avanzata in cui questa domanda, l'altro cosa fa, è inglobata in un contesto molto più di informazione, molto più ricco di informazione, che, se volete, rispecchia un pochino più la realtà di tutti i giorni, in cui non ci sono due personaggi, ma c'è una situazione complessa, c'è un'informazione. E quindi questa è una storia di questo test che io ho usato per fare questa valutazione della capacità di teoria della mente negli adulti. Ed è il tipico test di una gaffe sociale, no? In cui c'è questa Carolina che compra alla sua amica Roberta un vaso di cristallo come regalo di matrimonio. Roberta organizza un matrimonio con moltissimi invitati e riceve un gran numero di regali, tanto da far fatica a ricordarsi chi gli ha regalato questi regali. Un anno dopo Carolina si reca a casa di Roberta, urta accidentalmente con una bottiglia di vino il vaso di cristallo, che cadendo per terra si rompe in mille pezzi, e le dice: mi dispiace davvero, ho rotto il vaso di cristallo. Non ti preoccupare, dice l'amica, non mi è mai piaciuto veramente, me lo ha regalato qualcuno per il mio matrimonio, ma non mi è mai piaciuto, per consolarla. E da lì ovviamente ci sono una serie di domande che vengono fatte: se c'è stato qualcuno che ha detto qualcosa di sconveniente, chi, perché, cosa pensa. Quello che viene fuori in effetti è che adulti con sindrome di Asperger identificano che c'è qualcosa di sconveniente che è arrivato, la persona, ma poi hanno difficoltà a capire, a spiegare perché questo è successo, e spesso dicono: è stato fatto apposta, in realtà l'ha fatto apposta perché mi voleva dire che non gli era piaciuto il suo regalo. Insomma, ci sono effettivamente delle difficoltà ancora in contesti un pochino più complessi. Ora, fin qui abbiamo parlato di processi verbali, quindi di risposte esplicite. Però ovviamente la maggior parte dell'informazione, soprattutto quando in età preverbale, si acquista, si passa per il canale visivo. La visione è il canale percettivo più importante per l'uomo. Da qui la necessità di capire cosa succede nel cervello, nel cervello degli autistici, quando si percepisce. E uno degli strumenti più adatti per rispondere a questa domanda è l'eye tracker, che è uno strumento, quindi l'oculometria, che permette di registrare in tempo reale i movimenti degli occhi, che si chiamano saccadi, che sono di tipo riflesse, cioè automatiche, un evento ci attira l'attenzione, oppure volontarie, cioè io voglio andare a guardare quella persona perché mi interessa quella persona. E ci danno quindi un'idea di cosa succede quando vediamo un volto, vediamo delle persone. Altre misure interessanti, questo è quello che si ottiene quando per esempio presentiamo un volto e vediamo che l'attenzione, quindi della persona, si focalizza in un compito di riconoscimento di emozioni ovviamente sugli occhi, sul volto. In realtà questo è il tracciato che noi abbiamo di un modo di guardare il volto di un soggetto autistico, che già vi fa vedere come in realtà l'attenzione non si posa veramente sugli occhi. Un soggetto tipico avrebbe l'attenzione e il tempo di fissazione, l'attenzione concentrata nella regione degli occhi. Questo è un tracciato appunto che ci fa vedere come viene osservato un dipinto. Altre misure importanti, oltre ovviamente al dato verbale, sono i rivelatori fisiologici, sono la conduttanza cutanea, ovviamente la famosa macchina della verità, il diametro pupillare, che ci dà sempre con l'eye track, il ritmo cardiaco, la respirazione, che sono tutte misure di livello di vigilanza, di attenzione, di interesse e il livello di implicazione emozionale dei soggetti. Questo è uno dei primi studi che è fatto con l'eye tracker, in cui si presentano dei video tratti dai film, e qui vedete come un bambino autistico concentra la sua attenzione su oggetti inanimati e non su quello che avviene nella scena. Questo è il tracciato quindi dello sguardo di un film in cui c'è una situazione complessa tra i personaggi. Il soggetto controllo, che guarda gli occhi
e appunto l'attenzione si porta sulle tre persone e lo sguardo invece del soggetto autistico che guarda il vestito e poi la bocca, è tirato dalla bocca. Stessa cosa qui, un soggetto che indica un quadro nel suo fondo, il soggetto normale che sviluppo tipico che guarda appunto la persona che fa il gesto, ma anche gli altri personaggi coinvolti nella storia, il persona con autismo che in realtà il suo sguardo non include la persona che appunto di questo film. Stessa cosa, esplorazione visiva dei volti e degli occhi, questo è un tracciato per esempio di una persona con un autismo in un compito di riconoscimento delle emozioni, come vedete molto diverso da quello che fa un soggetto tipico che la cui attenzione, il suo sguardo si concentra sugli occhi e sulla bocca. Quali sono gli altri parametri che variano? Cosa succede? Succede anche che, ecco, qui vedete soggetto tipico, riconoscimento di volti, interazione sociale durante un film, guarda gli occhi, il soggetto con autismo, il suo sguardo si concentra su altro. E questo in questo grafico si visualizza in termini appunto quantitativi, il tempo di fissazione è diverso, quindi mentre in un soggetto autistico il tempo di fissazione generale sui volti è minore e si concentra sulla bocca, nel soggetto con sviluppo tipico si concentra sugli occhi. E questo è un dato che si ritrova molto di frequente, quindi nell'attuale ricerca che utilizza l'eye tracker. Cosa abbiamo fatto con l'eye tracker? Abbiamo fatto in collaborazione con dei miei colleghi a Lione uno studio in cui abbiamo cercato di capire se l'ossitocina può modulare questo comportamento. Perché? Perché l'ossitocina è un ormone che è sintetizzato nell'ipotalamo ed è conosciuto per avere un effetto centrale per il parto, durante il parto, nelle cure materne, nel comportamento sessuale, nell'attaccamento sociale, ma anche un regolatore di stress. L'ossitocina è conosciuta per aumentare la sensibilità agli stimoli sociali, ha un effetto induce fiducia negli altri, promuove le interazioni sociali e riduce l'ansia e i comportamenti ripetitivi. In più è stato riscontrato un basso livello di ossitocina nel sangue degli autistici, da qui l'ipotesi vedere se l'ossitocina può migliorare questi comportamenti tipo sociale. In più ci sono anche delle ricerche su eventualmente il ruolo di alcune alterazioni sul gene dell'ossitocina del suo recettore. Questo sono due compiti. Un compito in cui si è chiesto di fare un'identificazione di genere, volto maschio o femmina, quindi il soggetto era obbligato a guardare il volto, e un secondo studio sul se lo sguardo è diretto o non diretto. E qui vedete che quindi ci sono stati due gruppi di soggetti autistici, uno che ha avuto l'inalazione di ossitocina, l'altro che ha avuto un effetto placebo, e il dato che è confermato nei due compiti mostra che nel gruppo con ossitocina, che ha ricevuto l'inalazione dell'ossitocina, c'è un aumento del tempo di fissazione sulla regione degli occhi. Questo coincide con tutta la letteratura a livello della risonanza magnetica, che mostra delle anomalie funzionali e strutturali in questa regione, che è particolarmente importante per la codifica, la percezione degli stimoli sociali. Ci sono delle regioni del cervello che sono più specializzate di altre nel trattamento di stimoli sociali, e questo è il caso del solco temporale superiore, questa parte del cervello. E in più i studi di risonanza magnetica hanno messo in evidenza che effettivamente ci sono delle attivazioni diverse proprio in questa regione, quando si vedono delle animazioni, quindi di persone, movimenti animati, quando si ascolta la voce umana, quando si guarda gli occhi, lo sguardo, si identifica lo sguardo come nel nostro compito. Qui abbiamo mancanza di attivazione nel gruppo autistico e attivazione nel gruppo controllo. Questo è un altro compito in cui si ritrovano esattamente un po' le stesse risultati. Cosa mostra questo compito? Si fa vedere un movimento animato e contrastandolo con un movimento meccanico, nei soggetti con autismo
si ha un'attivazione simile a livello delle aree occipitali che trattano l'informazione visiva, ma quando l'informazione giunge al lobo temporale e alle regioni frontali, che sono importanti per il trattamento del significato degli stimoli sociali, queste attivazioni sono assenti o estremamente ridotte. In più c'è questa ipotesi più generale che si tratta di un'alterazione della connettività, una connettività cerebrale quindi alterata, ridotta a livello di regioni che si trovano distanti l'una con l'altra. Altri studi mostrano che c'è una iperconnettività nelle regioni locali, quindi un sistema che è connesso in maniera diversa. Questo studio abbastanza recente mostra che questa riduzione della connessione tra cellule nervose interessa quelle aree che sono importanti per l'interazione sociale e per il trattamento del riconoscimento delle emozioni. Per finire, giusto una visione così generale di che cosa si studia oggi, cosa si sa, cosa si studia, cosa non si sa, che cosa si cerca di capire, rispetto a qualche anno fa, 20 anni fa, trovo che ci sia una maggiore attenzione per una visione d'insieme di come le diverse funzioni cognitive, percezione, controllo esecutivo, attenzione, emozioni interagiscono tra di loro e soprattutto si sviluppano nel corso del tempo. Ricordo che è un disordine che si manifesta precocemente, con particolare attenzione alla connettività cerebrale, alla sincronizzazione neurale e a questa ridotta modulazione di alcune aree sulle altre. Altro punto importante: non c'è una cura per l'autismo, non esiste, quindi la ricerca si orienta sempre di più sulla ricerca dei meccanismi biochimici e le cause, che ripeto sono di natura genetica, epigenetica, ambientali, e in più c'è da considerare, quando si parla di autismo, la grande variabilità all'interno dello spettro autistico, quindi una persona con autismo è diversa dall'altra, ma addirittura all'interno della popolazione la diversità, l'eterogeneità è estrema, molto più estrema che nella più grande che nella popolazione generale, e quindi la ricerca va si cerca di identificare dei profili cognitivi specifici, quindi dei sottotipi di autismo che abbiano una chiara corrispondenza genetica e associati a precise anomalie cerebrali. Grazie a Tiziana Zalla. Adesso, mentre riaccendiamo le luci, io intanto chiederei a tutti i nostri relatori di stasera di pensare, di fare una domanda agli altri, insomma, anche per stimolare un po' il dibattito, e poi chiaramente anche a tutto il pubblico presente, per chi volesse fare qualche domanda. Mentre ci pensate, io vi... Sapienza, che ci parlerà dei modelli interni del movimento della corteccia cerebrale. Catalina Cucciani, che è una fisica delle particelle sperimentale, la loro terapia, diciamo, la ricerca sperimentale tramite acceleratori di particelle applicata alla fisica medica, e Paolo Barucca, ricercatore di matematica finanziaria, che ci parlerà appunto della fisica statistica applicata ai mercati finanziari. Ci vuole rompere il ghiaccio? Diciamo, volevo fare una domanda a Giovanni, cioè, non ho mica capito io qual è, cioè, diciamo, l'analogo, cioè, che cos'è che è analogo alle particelle browniane che ci permette di investigare, di trovare qual è il numero d'Avogadro, diciamo, di misura, gli effetti sono molto diversi. Qual è la analogia? Che abbiamo piccoli effetti. I piccoli effetti sono gli effetti che troviamo quando descriviamo lo spazio-tempo con geometrie diverse da quella riemanniana, con geometrie diverse da quella classica che si è usata finora.
Quando si mette insieme la meccanica notizia e l'autorità generale, sembra quella l'unica cosa su cui concordano le tantissime scuole di pensiero su questo problema, ma l'unica cosa che sembra ineludibile è il fatto che la geometria rimaniana non è sufficiente a accomodare la struttura di questo problema. Quindi ci vuole una geometria che abbia aspetti di non classicità. Non ho detto che sia discontinua o granulare, ma i candidati sono molteplici, ma nessun candidato è rimaniano, cioè i candidati sono. Ora, questo fatto che c'è una struttura a corta distanza, che poi sarebbe la caratteristica attesa per queste nuove geometrie, che quando le guardi da vicino non sono uguali a quando le guardi da lontano, cioè quello che vedremmo noi a grande scala sarebbe il quadro coarse-grained, diciamo, sarebbe il quadro a grandi per particelle larghe, sarebbe un po', siamo nella condizione, l'ipotesi di lavoro di questa linea di ricerca, che noi siamo nelle condizioni dell'automobile grande del filmato della BBC, cioè quella che non si accorge che c'è della struttura perché non ha la risoluzione, ha le ruote troppo grandi. L'effetto che vogliamo scovare è un effetto tipo quello che invece sente la macchinina piccola, cioè che propagando in uno spazio che ha una geometria non rimaniana, la sua traiettoria non può essere, anche a livello effettivo, noi comunque useremo un linguaggio rimaniano per descrivere queste cose in prima istanza, come la meccanica quantistica in prima istanza si è descritta con la quantizzazione delle orbite classiche, diciamo, noi siamo a livello di una fenomenologia che comunque non è pronta ad avere un nuovo linguaggio della nuova meccanica, noi usiamo il linguaggio della vecchia meccanica, come è inevitabile, per cercare la nuova, un po' come, diciamo, i primi modelli dell'atomo di idrogeno usavano il linguaggio della vecchia meccanica per cominciare a formalizzare la nuova. Quindi quando possiamo filmare la BBC, ovviamente non è fedele al quadro che abbiamo a livello tecnico, perché non c'è modo di visualizzare una geometria non rimaniana, ovviamente, non abbiamo strumenti per visualizzare una geometria non rimaniana, ma a livello effettivo quello che troviamo negli esiti delle analisi è assimilabile a questo tipo di traiettorie che hanno una fuzziness, si dice nel gergo di questo settore. Una fuzziness dovuta allo spazio-tempo, la traiettoria già ha una fuzziness quantistica, tra l'altro, che è un effetto che compete. E quindi è quello che cerchiamo, e l'analogia non è con le molecole, diciamo, l'analogia è solo che, piuttosto che usare il microscopio, che è il nostro modo per vedere il singolo effetto di scala piccola, usare lo schema del moto browniano, che poi anche l'effetto delle misure della vita media del protone, ad esempio, non è. La vita media del protone non c'entra niente di piccole molecole, è solo che è un effetto molto piccolo che i fisici delle particelle elementari non sarebbero mai in grado di misurare individualmente. Siamo già a un limite per la vita del protone di 10 alla 32 anni, quindi è chiaro che osservando un singolo protone non sarebbe facile per una comunità di fisici, però lì di nuovo hai un modo di osservare non il singolo effetto ma un effetto cumulativo. Di fatto questi esperimenti si fanno e la chiave è monitorare un altissimo numero di protoni. Se nella diciamo, quadro ideale da fisico teorico, se monitorando 10 alla 32 protoni per un anno hai la sensibilità, no, richiesta per scoprire un effetto che sul singolo protone è di una volta ogni 10 alla 32 anni. Quindi non c'è un'analogia, anzi io ho rispettato la vestita, avevo dovuto prendere un po' di tempo per spiegare meglio l'analogia, che non è con le molecoline ma è con l'idea di vedere gli effetti indirettamente e solo quando c'è una situazione che ne consente un accumulo, perché individualmente non immaginiamo di riuscirli a vedere. Io ti rimbalzo, faccio il giro, faccio la domanda. E tra l'altro siamo due fisici, dopo i dipartimenti di fisica, alcune delle cose che tu ci hai descritto, alcuni dei comportamenti che tu ci hai descritto come dello spettro autistico, spero gli altri fisici presenti non si fanno, io sono il primo, diciamo, e i dipartimenti di fisica sono molto diffusi, alcuni, diciamo, non so se conosco una persona che abbia tutti quei comportamenti, ma ad esempio ne ho almeno due. Io ne ho almeno due e parecchi miei colleghi ce l'hanno due, e loro che non saranno i miei, ma voglio dire, quindi questa cosa dell'autismo che mi ha sempre affascinato, anche perché
anche nelle notte, anche in certi contesti non ne do l'impressione. Appunto, ecco, cioè la mia domanda è questa: si può essere autistici a metà? Cioè, tu ci hai dato una lista, e il dipartimento di fisica questa domanda è particolarmente interessante, perché se si può essere autistici a metà, fai una retata, secondo me, perché io sono il primo che catturi e mi sono peschi mezzo dipartimento. Quindi se invece la lista che ci fai è una lista che deve essere, diciamo, una checklist, diciamo, nel senso, allora invece non lo so, forse non prendi nessuno, in me non mi prendi, diciamo, qualcuno alla mano. No, infatti non credo di pescare così bene. No, in realtà bisogna un attimo andarsi a vedere il DSM per capire un minimo come funziona. È una questione di quantità dei tratti, ovviamente, perché il tratto lo abbiamo tutti, possiamo tutti avere un tratto, due tratti, tre tratti autistici. Anzi, io penso che i ricercatori ce ne abbiano più di uno, se non altro perché essendo per questo piacere di isolarsi e concentrarsi su hanno spesso un interesse ristretto, che diventa il loro punto di forza, e magari hanno meno piacere, rinunciano più volentieri alle relazioni, alle situazioni sociali di altre persone che invece sono più. Quindi è sicuramente una questione di quanti tratti uno ha. E poi anche di, a mio avviso, come dicevo, la diagnosi si fa su sintomi e dire, se uno ha una forma di adattamento, non ha nessun disagio, o non provoca nessun problema agli altri, magari non viene mai diagnosticato, l'autismo non risulta essere un problema. Quindi che poi funzioni in maniera diversa, se comunque quelle cose le fa bene, è quello che conta, voglio dire, non c'è bisogno di avere una diagnosi. La diagnosi si ha quando c'è bisogno, prima di tutto. E poi quando c'è un disagio personale, quando c'è una forma di disadattamento sociale, ed è lì che si innesca tutto il meccanismo. Dopodiché non c'è niente di strano avere dei tratti che poi rispondono ad alcuni stili cognitivi, no? Ogni patologia ha il suo stile cognitivo, e quindi noi possiamo avere dei tratti. Tra l'altro la ricerca si fa molto anche su questo, nel senso che si possono, quando si studiano i genitori o i fratelli di persone con alcune patologie, si ritrovano alcuni tratti in maniera moderata. Posso per esempio fare disturbi dell'attenzione, si ritrovano in soggetti schizofrenici, e alcuni si confrontano i soggetti schizofrenici con un soggetto, un controllo, e deve essere un ipercontrollo, quindi non deve avere nessun antecedente in famiglia di malattia psichiatrica, e i parenti. C'è sempre un profilo intermedio, quindi vuol dire che quello è un tratto che è presente, ma è subclinico, non dà origine a una diagnosi, insomma. Quindi non c'è niente di strano avere dei tratti autistici. E ripeto, secondo me i ricercatori ce li hanno. Forse di più quelli in fisica, non lo so. Ma di Planck si chiudono talmente lì. Allora faccio anche io in mezzo a te, e allora io il lato fisico della tua linea di ricerca un po' lo seguo, quindi non avrei genuinamente domande da chiedere, però mi è piaciuta l'idea di fare un'analogia con le scelte in politica e in società, diciamo, e non ho ancora visto, immagino ci siano, cioè l'esempio che ci hai fatto del modello di Ising, ad esempio, visto come modello di scelta per il voto, sì. Si usa anche, perché ho visto che molte cose di studio di sistemi complessi cominciano a essere usati per l'analisi di sistemi di interesse al di fuori della fisica. Non ho ancora visto qualcosa del tipo, di proprio dell'esempio che hai fatto te per illustrare l'Ising Model, diciamo. Sì. Allora, diciamo, un modello molto usato per diciamo, in problemi di scelta è il modello di Ising, in cui diciamo, un modello di influenza sociale, no? Quindi la decisione è fatta essendo influenzati dal proprio contorno, e poi tipicamente viene messa una idiosincrasia
che in termini fisici viene modellizzata come una sorta di campo che è personale, che è individuale, cioè ogni individuo ha la sua propria idea che gli dà un bias rispetto a una delle scelte piuttosto che un'altra. E questo qui, diciamo, è il modello di Ising in campo aleatorio, viene chiamato perché non è aleatorio, se uno lo fa aleatorio, però è un campo personale in qualche modo, no? Cioè, e questo qui è un modello che è piuttosto usato per la scelta. Ci sono stati anche dei lavori in cui questo modello qui è stato usato per, diciamo, è stato confrontato con dei dati di comportamenti. A un certo punto uno vorrebbe immaginare con versioni forse immagino più raffinate ancora di questi modelli di avere una teoria di come intervenire su un gruppo sociale, immagino. Cioè uno vorrebbe dire cosa mi conviene fare. Già, ora penso i modelli siano ancora un po' semplici per fare questo, però come linea di ipotesi mi sembra che potresti arrivare a suggerire a un politico dove spendere i soldi, in quale tipo di intervento per creare, cioè se fate quello comunque siete ricchi, i finanziamenti saranno infiniti. Però la potenzialità non c'è di questo, secondo te. Chiaramente, diciamo, questo lì c'è un grosso dibattito, no? Su come fare dei modelli di sistemi sociali, è un grossissimo dibattito. Questi tipi di modelli qui, gli agenti sociali sono degli automi, no? che rispondono a degli stimoli, si possono coordinare sotto influenza, eccetera. Non hanno alcuna razionalità. Invece i modelli classici in economia, per esempio, suppongono che invece gli agenti siano capaci di fare dei calcoli di infinita complessità, no? Diciamo, ognuno prende una scelta in base a un processo di ottimizzazione di tutte le possibili, diciamo, conseguenze, diciamo, per quanto possono avvenire la scelta, e quindi, diciamo, c'è un grosso dibattito su come dire. Un altro ambito forse che posso menzionare in cui è stato diciamo molto importante questo tipo di modellizzazione, tipo easing, soprattutto come metafora, è stato il problema della segregazione sociale. Il modello di segregazione sociale di Schilling è un modello in cui c'è, cioè, una popolazione di due tipi, bianchi e neri, no? E con una debole preferenza per stare in un ambiente del proprio tipo. E la cosa che ha fatto vedere Schilling è che una piccola, piccolissima preferenza è sufficiente per provocare segregazione. Si formano dei domini di due tipi, che è un po' l'analogo di quello che si chiama la separazione di fasi. Non so se tra il pubblico c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Con le ricerche attuali, quanto ci si è avvicinati al limite che, cioè, che non avrò posto troppo lontano? Che passi si è fatto alla 10-35? Ma tolto che nel mio spirito non mi piace chiamarlo limite, perché non mi piace l'idea che ci sia un limite, però prossimo ostacolo, diciamo, questo ostacolo che vediamo, che non sappiamo neanche se è il prossimo, perché, però è un ostacolo di cui abbiamo una certa certezza ed è lontano. Ostacolo nel senso bello, nel senso di una sfida. Non capita spesso in fisica che si vede una sfida, viene preannunciata. Le rivoluzioni del secolo scorso non erano state anticipate tanto, quindi c'è, cioè, questa cosa di un limite che appunto è un'immagine che spero venga colta come un qualcosa che poi appunto si supera, però il fatto che abbiamo questo
obiettivo è una cosa rara per la fisica e sembra, no, tutte le analisi logiche che vengono proposte sembrano portare al fatto che almeno a questa scala così lontana ci deve essere della nuova fisica. Ad esempio, ripeto, tutte le analisi che abbia mai visto con un minimo di filo logico ci portano a pensare che la geometria dello spazio-tempo, quando descritta con quella precisione, non possa essere riemanniana, che è, diciamo, il tipo di geometria che è in uso da essenzialmente. Quindi, prima di tutto, sempre nel mio spirito, il fatto che io vedo questa sfida così lontana non esclude che non ce ne siano altre da incontrare prima. Diciamo, l'uomo non ci azzecca mai, questo contrariamente a quello che si sente, cioè, l'uomo non ci azzecca mai. Diciamo, quando la meccanica quantistica, che sono venuti, dipende uno come vuole misurare, ma un trentennio quasi per arrivare a una formulazione ragionevole, e c'era un'abbondanza di dati, un'abbondanza di osservazioni impressionante, e c'erano fisici che ora, difficile valutare, un po' come commentare Pelé e Maradona, però diciamo che c'erano fisici sicuramente non deboli, c'era Heisenberg, c'era Fermi, c'era Einstein, anche se qua la meccanica quantistica aiutava poco, cioè, c'erano grandissime figure, eppure c'è voluto un trentennio, un'abbondanza di dati per la formulazione. Questo per dire che per noi è una cosa straordinaria avere questo obiettivo e vederlo, cioè sapere che c'è davvero qualcosa di grande che sarà scoperto, e di questo abbiamo la certezza, diciamo, dell'umano, che non è una certezza, ma qua, diciamo, quando si usa la logica con attenzione, cioè, diciamo, tendiamo a crederci. Ma non vuol dire che non incontreremo altre cose lungo la strada. Potrebbe essere però come la meccanica quantistica, che 50 anni prima non se l'aspettava nessuno. Chiaro. Noi ora, con un anticipo che qualche mio collega le direbbe che è di 10 anni, ma io le dico che sono almeno 500, cioè noi vediamo questo traguardo con un enorme anticipo. Siamo lontanissimi da conquistare questa frontiera. Se abbiamo un po' di fortuna, qualcuna di queste idee centrate sul moto browniano, cominceremo ad avere piccoli tasselli di un puzzle complicatissimo, che impiegheremo, io scommetto, almeno 500 anni, per fare una cifra così. Quindi siamo lontani, nella mia stima molto personale, qualcosa tipo 500 anni dall'avere un quadro tipo quello che abbiamo adesso della meccanica quantistica, che è un quadro abbastanza compiuto. Potremmo essere lontani 10 anni se ci va bene, o forse 50, che ancora ci va bene, anche se a me richiederebbe di andare a mangiare molta verdura e smettere di fumare, è una cosa che non ho intenzione di fare, ma 50 anni comunque mi sta bene, diciamo. Per avere i primi pezzi di questo puzzle, ma per comporlo ci vuole un tempo, credo, molto lungo. E per dare un'idea di quanto siamo invece lontani, invece in senso più oggettivo, lui aveva un'immagine, c'è una storia di quanto potenti sono stati i nostri microscopi. E la fase straordinaria di questo percorso è proprio dall'inizio del Novecento ad oggi, anzi direi il Novecento, perché ora già siamo in frenata. Durante il Novecento abbiamo praticamente migliorato di un fattore 10 ogni 10 anni, rozzamente, in media, cioè se ha un certo, è come se in un contesto ordinario a 0 anni avessimo la risoluzione per vedere un centimetro, a 10 anni per vedere un millimetro e a 100 anni per vedere un decimo di millimetro. Abbiamo fatto questo tipo di miglioramento molto impressionante, diciamo, con una. Questa è la velocità media con la quale siamo avanzati nel XIX secolo. Se continuassimo ad avanzare così, dovremmo raggiungere la scala di Planck tra 150 anni, perché bisogna migliorare di un fattore 10 altre 15 volte. Quindi con la velocità del Novecento mancano 150 anni. Ma di nuovo è ingenua questa stima, perché il Novecento ha vissuto di alcune coincidenze molto felici, in particolare una tecnica microscopica, quella degli acceleratori di particelle, ha vissuto una stagione straordinaria. Ora, questa tecnica è
probabilmente, se non alla sua saturazione, vicino alla sua saturazione, magari ne inventeremo un'altra. Però insomma, estrapolare ingenuamente e dire che ci abbiamo messo 100 anni a guadagnare una decina di ordini di grandezza, allora in altri 150 arriviamo alla scala di Planck, io lo ritengo ottimistico. Comunque tanto ottimista non è, sono 150 anni e lì che meno la verdura e smettere di fumare aiuta, insomma. Quindi e tra l'altro questa cosa, io scherzo molto sulla verdura, la cosa che fuma, diciamo, dal punto di vista scientifico è molto interessante per la psicologia dello scienziato. Cioè io leggo sempre di autori, sa, mi piace leggere la storia della fisica, credo ci sia molto da imparare, leggo uno di questi che lavoravano con l'idea, almeno l'ambizione, di portare a compimento un certo lavoro. La mia classe di fisici, io non lavoro con quest'idea. Cioè io, è chiaro che finirò il mio lavoro senza sapere quanto esso ha contribuito di fatto, perché è un lavoro che si finisce, ed è una sfida anche questa nuova, di tenersi, ci vuole più autismo, diciamo, nel senso che devi restare lì concentrato e avere la passione di farlo, anche se hai proprio la certezza di non raccogliere, diciamo, il pieno dei frutti che sarebbe. Devi mettere a fuoco dei frutti di secondo livello, come lo fa, però ci vuole più autismo a fare il fisico della scala di Planck. Faccio una piccola provocazione: in che è diverso questo dalla teoria del tutto che menzionavi? No, ma diciamo è agli antipodi della, è agli antipodi degli slogan della teoria del tutto. La teoria del tutto nasce, questo non è una critica, per esempio la teoria delle stringhe, una teoria bellissima che magari come teoria effettiva, come sono sempre le teorie fisiche, come teoria effettiva sarà molto utile a studiare la gravità quantistica, a descrivere dei regimi, a descrivere molti regimi. Non va confusa la mia critica dello strano slogan della teoria del tutto alle teorie che vengono usate da persone che hanno quegli strani fini. Le teorie possono essere molto buone, quei fini sono assurdi. Cioè la scienza non è fatta, per me la scienza non è nemmeno la ricerca delle risposte, è la ricerca delle domande. Quindi quando tu, la teoria del tutto sarebbe aver finito le domande e messo tutte le risposte. Non è nemmeno ammissibile, diciamo, non è, uno scienziato non lo può nemmeno dire, secondo me, è da radiare. Nel senso, cosa vuol dire? Che tu mi dici che la teoria del tutto, faccio fare a te il cattivo che sono il buono, tu mi dici che la teoria del tutto, io ti dico sì, ma voglio misurare la costante alfa, quella elettromagnetica, la voglio misurare un fattore 10 meglio. Tu dici no, io ho la teoria del tutto, alfa, sarà 1 su 137. Ma non la voglio misurare un fattore 10 meglio, che non si sa mai, la natura fa una cosa nuova. Dici, no, c'è la teoria del tutto e tu non la misuri. Allora, vedi, cioè, qui siamo alla questione religiosa, alla persecuzione. Si può immaginare una situazione, se uno, giocando su questo gioco, si mette bene a fuoco, una teoria del tutto può essere solo una religione, e la sua affermazione può essere solo cose che sono successe con altre religioni, perché i veri scienziati si chiederanno sempre, sì, ma io la voglio misurare un fattore 3 meglio, e tu che cacchio di teoria del tutto c'hai? Io voglio sapere la natura che fa. E se tu mi dici la teoria del tutto, diciamo, lo scienziato è scettico e vuole domande, e quindi è uno slogan molto infelice questo del tutto. Esatto, no, questo e questo si associa, perché io devo fare 150 anni, se non va bene. No, capisco quello che dici, però c'è una fondamentale differenza. Cioè io faccio lavoro perché forse la prima misura con queste idee del, diciamo, che chiamo del modo browniano, il primo risultato positivo forse verrà tra 100 anni e io nemmeno lo saprò. Ma è comunque ben diverso dal dire no, io allora, visto che non lo saprò, ora mi alzo alla prima assaggi e vi dico questa è la teoria del tutto. E chi te l'ha detto? Chi me l'ha detto? E con quali fatti potrò mai avere per poter sostenere che è la teoria del tutto? Io preferisco, diciamo,
non avere il tempo di sapere la prima cosa, ma lavorare a sapere la prima cosa, anziché non sapere niente, perché poi teoria del tutto e teoria del niente, che vuol dire smettere di chiedere, smettere di fare e trovare fondi per far fare un telescopio, le misure che ho descritto, alcune cose vengono fatte, ma spesso ti trovi dei referì che ti dicono no, ma questo non serve, tanto la teoria giusta già la sappiamo. Cioè siamo a questo livello nella fase massima. Io mi sono perso qualcosa, ma cos'è la teoria del tutto? Cosa dice la teoria del tutto? Cosa spiegare? No. Ma invece quando in fisica si parla di sistemi complessi si parla di sistemi biologici, di sistemi sociali, non di sistemi veramente della fisica, perché quello di cui ti occupi te non è un sistema complesso, è solo un sistema di cui non si conoscono in realtà queste variabili, qui si è negli osservabili. Non complessa, quindi sono per adesso non vediamo la complessità, anche se diciamo alcune ipotesi su come la gravità, che è protagonista di questo ministero di ricerca, la conosciamo solo a grandi scale, alcune organizzazioni tentano di vederla come un qualcosa del tipo che, diciamo, come un qualcosa di collettivo di altre cose, quindi poi certe teorie, però magari... Quindi non ci sono legami, diciamo, tra i due campi di ricerca. Ma c'è la tentazione a volte di prendere a prestito idee, direi soprattutto dal lato della complessità verso il mio lato, dove non te l'aspetteresti, perché tradizionalmente è il lato delle poche cose, due particelle che interagiscono, diciamo, sistemi di poco. Quindi storicamente sono due frontiere diverse che avanzano. È affascinante, anche se forse non molto probabile, la speculazione che però poi a un certo punto serve alla complessità per capire il microscopico. Può sembrare completamente assurdo, ma non è completamente assurdo. È una speculazione legittima. Ed è successo in un certo senso nel senso dei formalismi che si applicano sui due lati. Potrebbe addirittura succedere che noi... quindi, queste sono frontiere molto diverse però, storicamente... Sì, sì, ho capito. Ovviamente mi sa che le persone che fanno sistemi complessi bisogna anche loro un miglioramento, diciamo, nel livello di complessità che si è fatto. C'è una frontiera che avanza. È difficile definire ordini di grandezza, di diversa, chiaramente siamo di fronte a problemi molto difficili. Gli strumenti che devono essere sviluppati per capire il sistema. Cioè siamo a livelli che capiamo sistemi disordinati, alcuni sistemi disordinati, siamo a livelli che possiamo, diciamo, utilizzare le tecniche che sono state sviluppate per sistemi disordinati per capire alcuni sistemi unici, per esempio la sistematica per la gestione statistica e particolare, chiaramente siamo progressi, però sono molto lontani, ovviamente con un'intenzione complicativa e biologica, sono modelli che non è di c'è una domanda per Tiziano Zalla. Allora, io volevo chiederle, non so se mi sono persa qualcosa nei primi minuti della presentazione, comunque lei ci ha illustrato le basi genetiche, neurobiologiche, i tratti cognitivo-comportamentali dell'autismo, ma se volessimo ricercarne le cause, a parte la fisica ovviamente a quanto pare la causa, però, e quindi volevo sapere in questo senso se cosa mi... Cosa io non mi occupo delle cause, però ovviamente c'è una grossa tra le patologie cosiddette psichiatriche, quella con una più forte componente genetica.
e quindi questo si misura con gli studi di cui ho un po' parlato, anche su dei fatti su gemelli monozigoti, dizigoti, in cui la concordanza è maggiore, quindi l'aggregazione familiare, c'è molta più probabilità di nascere con autismo se si ha già qualcuno in famiglia con autismo, un fratello con autismo, cioè ci sono questi dati che mostrano una forte componente genetica. Non è tutto, perché ci sono anche altre forme di autismo sicuramente che non sono genetiche, con cui la genetica non ha ancora individuato il gene, quindi si presuppone che ci siano delle altre cause, dopodiché si studiano tutte. Forse è proprio questo il motivo per cui è talmente eterogeneo come manifestazione, come fenotipo, insomma, cognitivo. Abbiamo una grande variabilità, probabilmente anche perché le cause sono diverse, ci sono cause perinatali che possono intervenire, come ho detto, virali, la rosolia in gravidanza, per esempio, della madre nei primi tre mesi può dare delle forme di autismo, quindi non c'è solo la pista genetica. Comunque la pista genetica è valida, insomma, ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che ci sono delle alterazioni sul cromosoma X, e questo spiega perché è più presente negli uomini che nelle donne, per esempio. E quello che si fa è, per il momento, si cerca di dare delle descrizioni a diversi livelli e poi vedere se si trovano delle correlazioni, per esempio, tra un certo profilo cognitivo comportamentale con alcune caratteristiche neuronali. Eventualmente si ricercano le altere mutazioni genetiche su alcuni geni. Questo è per il momento quello che si fa. E poi c'è tutta la parte anche di biochimica, insomma. Io volevo domandare a Tiziana, capisco che non ci siano cure per l'autismo, ma esistono strategie comportamentali che si possono insegnare per mitigare il danno? Sì, certamente. Sì, ci sono. Quelle che hanno dimostrato più successo sono quelle che si chiamano le terapie cognitivo-comportamentali, quindi che si basano su ricerche della psicologia cognitiva. E la più conosciuta si chiama la ABA, cioè la Denver, che sono praticate da molti anni nel mondo anglosassone, per esempio, che danno degli ottimi risultati. Si basano sul rinforzo di alcuni comportamenti, che sono quelli considerati comportamenti adattativi, quindi favorire l'interazione, favorire il linguaggio, l'espressione linguistica e controllare, ridurre invece quei comportamenti che sono ritenuti non adattativi. Si basa veramente su dei meccanismi di conoscenza proprio di base, rinforzo, insomma, rinforzo positivo, rinforzo negativo, il che, e poi anche con una certa conoscenza, quindi di come funzionano le capacità cognitive, sviluppare l'attenzione. Quello che è molto importante è avere una descrizione del quadro generale, del profilo cognitivo di queste persone, no? Deve essere anche un minimo personalizzato l'approccio, non tutti sono uguali, quindi a seconda del problema, che può essere più sulla sfera emotiva, sulla sfera comportamentale, interazionale, si adatta alla persona. Comunque quelle che hanno maggiore risultato, un buon 50% di risultati tangibili, sono queste terapie cognitivo-comportamentali. Tutte le altre non hanno mostrato, in particolare quella psicoanalitica, non ha dimostrato nessuna efficacia terapeutica se non simile un effetto placebo, insomma. Quindi si occupa uno che si occupa di qualcuno, dà un risultato semplicemente perché ci si occupa della persona. Quindi sì, ed è molto importante cominciare presto, per questo che adesso si cerca di fare una diagnosi precoce, e più si comincia presto e più si recuperano, si compensano anche delle difficoltà. È estremamente importante questo. Altre domande? Ok, direi di chiudere qua, ci vediamo il 25 novembre, grazie a tutti, buona serata.